E benvenuti ad una nuova puntata di Rock the Bio. Buon martedì, io sono Neva e tutti i martedì appunto vi tengo compagnia con questo contenitore del quale parliamo e trattiamo i libri della Tsunami Edizioni. Anche oggi ospiti, anche oggi avremo in telefonica il nostro amico Max Baroni della Tsunami Edizioni, che appunto spesso e volentieri ci fa compagnia in questo viaggio. Ringraziamo e salutiamo gli amici di AMP che hanno costruito questo duo, diciamo, ad hoc. Siamo io e Corey Taylor, ma che salutiamo sempre perché sicuramente guarderà in differita le puntate di Rock the Bio, figuratevi se le perde. Quindi, tanto è solo in tour con gli Slipknot, ma va bene così. Quindi, buon martedì, oggi parleremo di un libro che tratta una band che fino ad oggi non abbiamo mai trattato. Si parla dei Megadeth, scusatemi, sono un po' costipata. So Far So Good, libro che ho letto in pochissimo tempo, devo dire, veramente super smart, scritto molto in modo molto semplice, come spesso accade per quanto riguarda i libri della Tsunami Edizioni, devo dire la verità, grazie anche ai grandi autori che appunto scrivono i libri della Tsunami, come per esempio in questo caso Martin Popoff, che io ho anche un po' stalkerizzato sui social perché speravo di avere un contenuto anche da lui, un contenuto video o audio, ma ahimè per questa volta non ce l'abbiamo fatta, ma chissà, nelle prossime puntate sicuramente avremo modo di averlo con noi. E dicevo, Martin Popoff, uno dei più celebri autori di libri di musica della storia della musica, appunto, sia grazie alla sua cultura, alla sua super e grande cultura musicale, anche perché lui è un addetto ai live report, alle recensioni, insomma ha scritto di un sacco di band, e nel mondo del metal e del rock è uno sicuramente dei più formati dal punto di vista appunto artistico. Il libro è tradotto da Stefania Renzetti, che salutiamo. Prima o poi riusciremo ad avere Stefania con noi nelle puntate di Rock the Bio, perché so che almeno io chiedo sempre di lei, perché tanti libri dei quali abbiamo parlato all'interno di questo format sono stati appunto tradotti da lei, ma ancora non siamo riusciti a convincerla e troveremo il modo di convincere Stefania, che ringraziamo appunto anche per aver tradotto questo libro dedicato ai Megadeth. Allora, in So Far So Good Popoff racconta una delle parti più importanti della storia dei Megadeth, non che i Megadeth di oggi non lo siano, anzi, e che insomma i Megadeth continuano a lavorare nonostante gli ultimi fattacci che vedono David Ellefson escluso dalla band, ma insomma stanno lavorando a un nuovo album, ci saranno delle novità in merito ai Megadeth anche quest'anno, quindi sicuramente vi terremo aggiornati. Ma dicevo, in questo libro viene raccontata la parte dei Megadeth dall'esordio, quindi parliamo del 1985, tra l'altro il mio anno di nascita, con Killing Is My Business and Business Is Good, fino al 1997, l'anno di Cryptic Writings. Quindi un decennio, più di un decennio, molto importante per la formazione dei Megadeth e per quello che è successo poi all'interno della band in questo decennio, e decennio che ha visto una formazione che amano i più, per esempio, vabbè, ovviamente Mustaine, il buon Ellefson, Menza e Friedman. Quindi questa formazione è quella che io ho constatato in questi giorni sui miei social, perché io poi quando parlo di un libro faccio anche delle stories su Instagram dove chiedo un po' cosa è successo, cosa ne pensate, qual è la vostra formazione preferita della band della quale si parlerà, e devo dire che questa formazione è la preferita dai fan dei Megadeth. Ma Popoff racconta in So Far So Good aneddoti che secondo me non tutti i fan dei Megadeth conoscono, infatti questo è uno dei motivi per il quale secondo me anche un fan sfegatato dei Megadeth deve leggere perché ci sono degli aneddoti che fanno vedere dei lati dei componenti della band che sicuramente non conoscete. Quindi poi ne parleremo anche di questo con Max Baroni, perché sarà qui con noi come vi dicevo poco fa. E tra i vari temi trattati anche in questo caso ci sono gli eccessi. Si parla di droghe, si parla di alcolismo, si parla di rivalità tra band, la rivalità con gli Slayer, si parla tantissimo dei Metallica,
Infatti questa è una cosa che mi ha non colpita, me lo aspettavo in realtà. Questo è il primo libro sui Megadeth che leggo nella mia vita e devo dire che si parla tanto, c'è tanto l'impronta Megadeth, c'è tanto, scusatemi, Metallica, si sente tanto che Mustaine comunque ha fatto caso a quello che è successo sia nei Megadeth ma anche nei Metallica. La storia che ha fatto lui con i Metallica e la storia che poi ha fatto con i Megadeth, e ne parleremo tra poco. Io vi dico che anche in questo caso anche i Megadeth non si sono fatti mancare niente in gioventù. Quindi io non pensavo, in realtà i Megadeth li ho sempre visti un po' più composti, e invece in realtà anche loro hanno avuto la fase pazzerelli, con la X però mi raccomando, e si sono totalmente dati agli eccessi. Ma tornando a noi, torniamo alle frecciatine Metallica, Mustaine, ma anche Ellefson, Metallica. Vi voglio leggere una parte dove Ellefson, del libro dove Ellefson parla di Peace Cells e Lars Ulrich. Adesso vi leggo subito. Scusatemi, spero di essere brava nonostante la mia costipazione. Ti spiego. Il Music Grinder era una specie... No, qui è Dave Mustaine che parla, scusatemi. Ti spiego, il Music Grinder era una specie di hangar per aerei, con il soffitto e i pavimenti di legno. C'erano i microfoni ogni 3 metri. E ho l'impressione che in quel periodo gli andassero a genio quei microfoni per il riverbero ambientale e abbia deciso di pompare il volume. Secondo me è andata così. Non ero presente, ma di sicuro non è un Lexicon 480 o qualcosa del genere. Dave la spiega in questo modo. Ho prodotto l'album con Randy Burns e la produzione è 1000 volte meglio rispetto al primo disco. Si sentono gli assoli, si sente la batteria, si sente tutto. Tutti quelli che l'hanno sentito sono rimasti di stucco e per me è un grosso complimento, perché pensavo che non sarei mai emerso dall'ombra dei Metallica, visto il loro enorme successo. Tutti sembrano voler mettere il dito nella piaga e io cerco di non farci caso e di andare avanti per la mia strada. L'album è registrato a Hollywood, Los Angeles, in un posto chiamato Music Grinder. Di recente ci hanno registrato dei gruppi famosissimi come i Jefferson Starship, Stevie Nicks, le Pointer Sisters, George Benson e i suoi Missing Persons. Quindi parliamo di uno studio di altissimo livello. Non che noi stessimo cercando quel sound, ma è gratificante per noi aver registrato in un posto che produce lavori di qualità. Quando Bernardo ha fatto notare che secondo Lars Ulrich quello studio era più adatto alle produzioni da top 40, Dave non è riuscito a trattenersi. Quello studio è tra i migliori della West Coast, ce ne sono di ottimi anche sulla East Coast, ma volevamo andare a New York per registrare. Voglio dire, non devo andare fino alla cazzo di Danimarca per registrare un disco. Stare in giro con i miei amichetti a fumare le canne solo per far vedere che posso permettermi di viaggiare attorno al mondo. Vado dove c'è il meglio. A Lars non piace Los Angeles perché ha parlato male di talmente tanta gente che tutti vogliono spaccargli la faccia. Garantito, i Metallica sono famosi, ma lui si è fatto un sacco di nemici, perché all'inizio non faceva che dire che LA fa schifo, che è piena di poser e sai, non sono cose che si dimenticano. Credo voglia semplicemente sminuire la città. A me piace lo studio che abbiamo usato, diciamocelo, se fanno uscire 4 album di fila e tutti finiscono al primo posto su Billboard, non ti puoi sbagliare. Ok, forse l'atmosfera non è ideale perché quando esci c'è Los Angeles, c'è tanta gente, lo smog e cose del genere. Ma non ci vai per quello che c'è attorno, ti chiudi lì dentro e registri. Non importa cosa c'è al di là delle pareti, conta solo cosa c'è dentro di te, nella tua testa e nella tua anima. Scusatemi. E quindi ho letto questa parte per 2 motivi. Una è perché appunto poi anche con Max parleremo di questo, cioè questo dentino avvelenato che Mustaine ha un po' nei confronti dei Metallica è una parte che tratteremo insieme a chi questo libro, secondo me anche insieme a Stefania, ma non vorrei sbagliare, Max lo ha tradotto. Ma soprattutto ho preso questa parte di libro perché secondo me anche le band che ci seguono e che sono emergenti o comunque che fanno parte dell'underground devono leggere i libri che parlano della storia di alcune band, perché si impara davvero tanto, cioè si può imparare a stare con i piedi per terra, con un Mustaine che dice io non ho bisogno di andare oltre oceano per dimostrare che sono figo, io sono figo e registro sotto casa, per dire. Ecco, quindi questa parte l'ho letta soprattutto per questo motivo, perché care band, non bisogna sembrare, ma bisogna essere. Ecco, dopo questa ramanzina alle band, intanto saluto anche gli amici che ci stanno seguendo su Twitch, dopo questa ramanzina vi dico che mi ha fatto molto sorridere anche questa parte dove si parla di Lars Ulrich, batterista dei Metallica, perché in effetti si sa, è un po'
un personaggio che ha sempre, ha spesso da dire, che chiacchiera molto, ecco. Però vi consiglio di leggere questo libro per avere degli aneddoti a portata di mano. Ci sono anche un sacco di foto all'interno, bellissime, a colori, all'interno del libro. Un mustaine molto elegante, tra l'altro, non riesco, ecco, non so se riesco a farvela vedere, un mustaine in eleganza, belle foto, gran belle foto anche sul palco. Quindi anche questa parte, le reference fotografiche sono le mie preferite. Ma prima di dedicarci outfit ovviamente anni 90 top, ma prima di avere con noi il nostro ospite Max Baroni, c'è un contenuto video di un amico che è particolarmente fan dei Megadeth, per voi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Clemente Simone, chitarrista dei Logical Terror. Benvenuti a tutti quanti a Rock the Bio. Con la puntata di oggi parliamo di una delle più grandi band in assoluto del pianeta metallo. Stiamo parlando dei Megadeth, la cui storia è stata descritta nel libro So Far So Good, dove all'interno troverete la storia vera e propria dei Megadeth, dove potrete di fatto scorgere l'ascesa di questa grande band che con la sua visione della musica di questo genere incredibile è riuscita veramente a capovolgere il mondo. Personalmente ritengo che siano una delle più grandi band sul pianeta in assoluto. Io rimango tra l'altro un grande fan del passato, con alla chitarra all'epoca Marty Friedman, e forse uno dei passaggi, forse il più iconico dei passaggi per quanto riguarda questa band, il riff più conosciuto in assoluto. Ciao a tutti ragazzi! Eccoci, scusatemi ma avevo avuto dei problemi con gli auricolari, perché come sapete, come dicevamo ieri durante il TG, abbiamo una redazione che ci parla e io ogni tanto sento le voci e ho dei problemi di udito perché l'età avanza, ma questo è il bello della diretta. Abbiamo con, intanto grazie a Simone Clementi per questo contenuto e questo contributo. Noi in ogni puntata di Rock the Bio abbiamo bisogno dei musicisti, abbiamo bisogno di vedere e di sentire quello che gli artisti dei quali parliamo hanno fatto e continuano a fare nella carriera anche degli artisti, dei nostri artisti della nostra amata Italia. Quindi grazie Simone per questo contenuto, grazie mille dai Logical Terror. E finalmente è arrivato il momento del nostro Max. Ciao Max Baroni. Ciao Max. Lo so, ma io voglio fare quella brava, capito? Voglio fare quella professional. Ciao Max, tutto bene intanto? Ormai tu sei di diritto un VJ di Rocker TV. Poi ti lasceremo stare perché so che siete molto impegnati in questo periodo voi ragazzi della Tsunami, no Max? Ho visto che siete per fiere finalmente. E avremo un'altra fiera ancora verso. Ma dicele tutte così noi ce le segniamo e verremo a trovarvi, perché forse Torino vi raggiungo. Bene, bene, più che volentieri. E poi ne abbiamo un'altra a Roma, i primi giorni di dicembre, che è Più Libri Più Liberi, alla Nuvola. E comunque vabbè, poi ti darò le date meglio perché al momento non le ho sotto mano. Va però bene. Sì, queste sono quelle grosse. Poi speriamo di riuscire a combinare qualche cosa d'altro anche magari a novembre. E poi abbiamo i libri da far uscire, ecco, quelli non si fermano mai. Appunto, quindi noi aspettiamo le uscite e poi fateci sapere appunto le date, così ne parleremo all'interno di Rock the Bio, giusto per starvi, per controllarvi, ecco, e per magari venire a acquistare i libri dei quali parliamo. Anche perché noi un sacco di persone ci scrivono: ma dove lo trovo il libro? Noi non sappiamo più come dirlo, ma amici, seguite anche i social della Tsunami Edizioni, perché appunto sicuramente saranno aggiornati anche con le fiere le date, no Max? Credo che insomma assolutamente sì. Poi vabbè, i libri uno volendo li trova sul nostro sito internet, esatto, www.tsunamiedizioni.com.
li trova nelle principali librerie, Feltrinelli, Mondadori, oppure su Amazon. Comunque di modi per trovarli ce ne sono. Se ci vogliono supportare direttamente, chiaramente il nostro sito internet è quello che consiglio. Infatti sempre meglio il sito, e appunto seguite le pagine Tsunami per rimanere aggiornati anche sulle fiere, perché è bello anche andare a, proprio a comprare il libro fisicamente. A me piace di più, non so, a me dà più soddisfazione, però so che il web è molto comodo, però è più bello, fai la fiera, guardi, conosci Max, che ormai appunto è un VJ, quindi è un personaggio pubblico anche lui. No, ma adesso tireremo dentro anche Eugenio per le prossime puntate, che sennò io monopolizzo. No, ma figurati, anche perché noi ci proviamo anche con Eugenio, con Stefania, dicevo prima all'inizio della puntata, dall'inizio di Rock Debut che proviamo ad averla qui, ma insomma prima o poi anche solo un saluto lo dobbiamo mandare da parte di Stefania Renzetti, perché la citiamo sempre. Stefania è timida, ma vedremo. Tra l'altro ti correggo brevemente, il libro l'ha tradotto solo e unicamente lei. Io faccio semplicemente lavoro di redazione, però la traduzione del libro è tutta sua. Tutta sua, ok. Sì, sì. Però insomma sapevo che tu comunque sei il gran visir, sei il supervisore, Sia io che Eugenio abbiamo altri ruoli, ecco, all'interno della lavorazione dei libri. Io di solito revisiono le traduzioni, poi c'è un'altra persona che è Dar, che fa il lavoro di redazione vero e proprio, che è correzione di bozze essenzialmente. Eugenio in pagina, e poi vabbè gestisce chiaramente un sacco di altre cose, dico proprio solo per quanto riguarda il lavoro sul libro. In pagina da una rilettura ovviamente anche lui, poi Alex fa l'ufficio stampa, comunque sì, il team è questo e i libri vengono lavorati bene o male da tutti. C'è una bella macchina di lavoro dietro. Ma senti, Max, tu sei quello che adesso ormai fa anche un altro lavoro e per questo sei qui. ti voglio fare proprio un paio di domande sul libro Megadeth So Far So Good, e ti voglio chiedere. Allora, nel libro Dave dice che si sentirà per sempre un membro dei Metallica, cioè lui proprio sentirà l'appartenenza alla band per tutta la sua vita. Ti chiedo, secondo te è così ed è ancora così? Allora, bisognerebbe chiederlo a Dave Mustaine in realtà, però attenzione, perché l'intervista che tu hai citato è un'intervista dell'86. Infatti. Quindi 86 vuol dire ancora a ferita abbastanza fresca, l'ossessione verso i metalli che era ancora abbastanza viva, quindi sì, è probabile che lui all'epoca, quando i Megadeth avevano fatto un solo disco e stavano per fare il secondo, si sentisse effettivamente così, si sentisse parte della storia, parte integrante, e d'altra parte lo era stato della storia dei Metallica. Insomma, alcune, per quanto poche, alcune delle canzoni di Kill 'Em All le aveva scritte anche lui, quindi non si può, come dire, sminuire l'apporto di Dave Mustaine ai primi Metallica. Certo, i Metallica nell'86 erano un'altra cosa, e avevano decisamente più successo dei Megadeth, stavano già diventando una macchina molto più grande, e quindi ci sta anche che lui sentisse come dire di aver contribuito in qualche modo al successo, all'avvio di questa band che sarebbe diventata un colosso totale del metal. Quindi ci sta questa frase che lui sarebbe sempre sentito un membro del Metallica nell'86. Esatto. Nel 2021, inoltrato e quasi alla fine, non lo so, ecco, onestamente. Io penso che da tanti anni Dave Mustaine abbia fatto pace con questa cosa e si sia, mi viene da dire, tra virgolette, accontentato del successo dei suoi Megadeth, perché non c'è niente da accontentarsi, insomma. Infatti. È un successo enorme che si è meritato. E, anzi, su certe cose i Megadeth si può dire oggettivamente che siano un gradino sopra i Metallica, sotto tanti altri punti di vista magari no, però ecco, sono due cose diverse, due anime diverse. Lui ha avuto la sua carriera come era giusto che fosse. Sì, sì, ha continuato sul trash senza guardare in faccia nessuno e ha fatto ben bene, hanno fatto, poi parlo in plurale perché poi in realtà non è composta solo da Dave Mustaine la band, però ecco, sicuramente sono più, come sonorità, molto più veri
per quanto riguarda il genere. Però ecco, questo non stanno, io sono una super fan dei Metallica, quindi non voglio nulla togliere ai Metallica, ci mancherebbe altro. Hanno preso due strade diverse, secondo me. Infatti ti ho fatto questa domanda chiedendoti, secondo te oggi è ancora così, proprio per questo motivo, perché comunque questo libro parla del primo decennio dei Megadeth. Ad oggi, anche secondo me, insomma, Dave se l'è un po' messa via. Tra l'altro ultimamente sta rilasciando un sacco di interviste nelle quali parla di Cliff Burton, ha un sacco di bei ricordi positivi all'interno dei Metallica, quando faceva parte dei Metallica, quindi insomma sicuramente le cose ad oggi sono un po' cambiate. Rimanendo sempre in tema Metallica, nel libro spesso si parla appunto di... di quello, del successo che hanno avuto, perché anche nella parte che ho letto, insomma, ovviamente sia Dave che tutti i Megadeth riconoscono il successo planetario dei Metallica. E nel settimo capitolo Ellefson parla del Black Album e del fatto che lui spesso è andato a vedere i Metallica in tour in promozione del Black Album, e lui dice: ma com'è possibile che a nostri concerti ci saranno solo il 20 o il 25% dei fan che vedo ai concerti dei Metallica? Noi ci chiediamo, com'è possibile? Beh, basta ascoltare i dischi, nel senso che, cioè, è strano che Ellefson non se ne fosse reso conto da solo. Un disco come Rust in Peace è estremamente più tecnico, estremamente più difficile, estremamente più complicato anche da assimilare e da godersi di un disco come il Black Album, che invece è estremamente più accessibile, senza nulla togliere al Black Album, certo, che dentro delle canzoni, certo, che hanno fatto epoca e che quando è uscito ha avvicinato senza dubbio centinaia di migliaia di persone al metal e ai Metallica. Però è proprio una cosa differente. Ecco, i Megadeth erano, in quel momento della loro carriera soprattutto, erano diventati una bestia completamente differente dai Metallica. Erano più dovevi essere veramente un metallaro al 100%, ecco, per goderti Megadeth. Potevi non esserlo per goderti Metallica, quindi probabilmente la differenza era questa. Ecco, non hai usato la parola poser perché non vuoi creare, secondo me. Ma no, ma sai, io onestamente la parola poser la utilizzo in maniera molto ridotta. Cioè, il poser secondo me è proprio l'atteggione, sì, quello che è tutto fumo, niente arrosto. Invece c'è un sacco di gente che si è avvicinata al Black Album, che ha conosciuto il metal in quegli anni lì, che poi ha messo in piedi band, si è appassionata alla musica, al genere, eccetera eccetera. E poi, oh, non c'è niente di male a ammirare una band per un disco, amare un disco, andare a vedersi i tour di quel disco e poi sbattersene e fare altro. Cioè, la musica fortunatamente non è fatta di cancelli e di barricate, uno entra, esce e fa quello che vuole. L'importante è quello che dice e quello che concretamente fa. Ecco, diciamo che se fai il metallaro per una stagione, chi se ne frega. Se fai il metallaro per una stagione e poi dici che il metal fa schifo, allora dici boh, c'è, ecco, qualcosa che quello te lo risparmi. Sì. Però onestamente, chi ascolta il Black Album, in Metallica, in Nirvana o qualsiasi altro gruppo che abbia avuto del successo planetario, bene, se vi, certo, piace, tanto meglio per noi. Ecco, io invece voglio chiederti una cosa inerente a Popoff, perché noi abbiamo provato a contattarlo, no? La sua è una figura, parliamo dell'autore del libro per coloro che ci stanno seguendo, è una figura che mi incuriosisce molto, e io ti chiedo, voi della Tsunami Edizioni, avete avuto modo di incontrarlo, di parlarci? Incontrarlo di persona no, lui vive in Canada ed è complicato. Sentirlo sì, assolutamente. Martin è una persona estremamente simpatica e disponibile, molto competente, fatto a modo suo, nel senso che sia per un po' il suo stile di recensione, di scrittura, un po' proprio per come è fatto, per i gusti che ha, che non nasconde mai minimamente all'interno dei libri che scrive, è un personaggio particolare, però è estremamente competente e fa secondo noi degli ottimi libri. Poi c'è, cioè, chi piace e chi non piace, come tutte le cose, insomma. Certo. Ma lui è un sincero appassionato, ecco, mentre magari tanti arrivano ai 50-60 anni o oltre a fare questo tipo di mestiere per abitudine o per semplicemente per soldi, lui è uno che invece la musica la ama e si capisce. È vero, infatti anche in questo libro c'è tanto di suo, cioè ci sono tante sue opinioni, ha un modo di scrivere diverso dagli altri autori che abbiamo trattato
in questa seconda stagione, in questo, diciamo questa lunga stagione di Rock the Bio. In effetti è vero. E secondo me è anche il bello, no? Perché poi non lo so, io parlo da fruitrice, tu sicuramente avrai più esperienza di me. Però secondo me è una cosa positiva, cioè se una persona ha una professionalità e ha anche un proprio pensiero sulla band, ben venga, secondo me ci può sì, stare. Martin è più soggettivo, ecco, esatto. Mentre altri cercano di essere più oggettivi, Martin a volte è più soggettivo. Questa è una cosa che ad alcuni non va tanto bene, perché appunto soggettività vuol dire che magari lui dice che il tuo pezzo preferito a lui non piace e quindi non ne parla bene. Però nel senso, non è solo per questo che uno legge un libro, ecco, non è solamente per sentire l'opinione di Martin Popoff. Infatti. E ti faccio l'ultima domanda, Max, ed è sempre secondo me la domanda che è un po' più difficile alla quale rispondere. Perché un fan dei Megadeth o no? Eccoci, non so se mi rientra l'audio, non so se ho un problema io. Tutto bloccato. Ecco, adesso ti sento, Max. Eccoci. C'era meno, non sapevo. Scusa, si vede che c'è stato un calo. No, ecco, dicevo, ti voglio fare l'ultima domanda, poi ti lascio andare, giuro, che è quella, secondo me, un po' più difficile alla quale rispondere, perché io ti chiedo perché un fan dei Megadeth, ma anche un non fan dei Megadeth, dovrebbe acquistare questo libro? La risposta è estremamente semplice. I Megadeth sono uno dei gruppi metal fondamentali di sempre, uno dei più importanti, uno dei migliori, per quanto mi riguarda uno dei miei preferiti, però anche qui se questo è soggettivo. E hanno avuto una storia estremamente interessante, una storia legata ad altre band interessanti, Metallica in primis. Hanno fatto la storia di questo genere. Se uno è minimamente interessato al metal, deve essere interessato ai Megadeth, che poi gli piacciono o non gli piacciono. Comunque le storie che riguardano i Megadeth sono storie che fanno parte di questo macrocosmo che è il metal e hanno sicuramente contribuito a definire. Sono totalmente d'accordo con te e non sapevo fosse una delle tue band preferite, me lo appunterò, e anzi se ci saranno altri libri che vorrai segnalarci della storia dei Megadeth ne parleremo all'interno di Rock the Bio e ovviamente ti intervisteremo anche in quel caso, Max, magari tra un po' di mesi con l'anno nuovo quando finiscono le fiere. Io ti ringrazio come sempre per aver partecipato a questa puntata, grazie mille. E grazie a voi. Ci aggiorneremo, mandaci le date delle fiere così condivideremo anche sui nostri social e ci sentiremo presto. Grazie Max. Grazie a voi. Ciao Niva. Ciao Max, grazie mille. E insomma, allora, un libro che anche secondo me va, ma sempre i libri che si parla, dei quali parliamo, sono libri da acquistare non tanto perché la band piace o no, io lo dirò fino a quando non smetterò di condurre Rock the Bio e spero questo non succeda mai. Va letto, la cultura sulle band, sulla musica fa bene a tutto, al cuore, a tutto. Quindi mi raccomando, musicisti e non all'ascolto, leggete tanto, leggete libri, perché è veramente fondamentale capire come funziona il mondo della musica, come funzionava come in questo caso dall'85 al 97, ma insomma è una cosa molto importante secondo me la cultura musicale, quindi mi raccomando, io vi ricordo il sito www.tsunamiedizioni.com, perché sennò poi dopo so già che in differita mi scriverete ma come faccio ad avere il libro, ecco qui seguite i social della Tsunami Edizioni e ovviamente spero di non essere costipata settimana prossima, ma ovviamente vi ricordo anche di seguire Rocker TV, i social di Rocker TV, quindi seguiteci su YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, siamo ovunque, lo sapete, seguiteci. Io leggo un po' di messaggi, ero così presa da parlare con Max che non ho salutato Carlito, non ho salutato Blank, non ho salutato Metallaro che dice 79, che dice grandissimi Megadeth. Saluto anche gli amici di Facebook, c'è Vito che dice il rapporto con Cliff Burton. Ecco, il rapporto con Cliff Burton è un tema che useremo secondo me per farci una puntata. Devo dire a Zeb e alla nostra setlist girl di fare una puntata sul rapporto tra Cliff Burton e Dave Mustaine. E saluto Luca, saluto Gianfelice, saluto Nicola, vi saluto tutti ragazzi e con questo sfondo fantastico vi dico che siamo giunti al termine di questa puntata di Rock the Bio. Io vi dico che
ripeto, leggendo libri come appunto So Far So Good, sto imparando un sacco di cose fantastiche, non solo sulle band delle quali si parla all'interno del libro, ma anche di quello che succedeva all'esterno, perché poi avere la visione dall'interno di quello che succedeva in quegli anni, secondo me, è la parte più bella della lettura e la parte che a me entusiasma di più. Quindi ci vediamo martedì prossimo con un altro libro che non vi spoilererò, ma che ovviamente pubblicheremo sulle nostre pagine social. Continuate a seguirci e io vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao!